Chi erano Valerio Fioravanti e Francesca Mambro? Due terroristi neri che facevano politica con le armi, come ha detto la Mambro durante un processo, nel clima di ribellione sociale e di violenza degli anni 70. Nel 77 Fioravanti, che aveva 19 anni, con un gruppo di coetanei e il fratello più piccolo, Cristiano, dà vita ai NAR. Con questa sigla, tra il 78 e l'80, saranno rivendicati oltre 100 atti di terrorismo. Già arrestato per detenzione d'arma e rapina, Fioravanti commette il primo omicidio a Roma il 28 febbraio 1978. Uccide Roberto Scialabba, che i NAR, per sbaglio, ritenevano uno dei responsabili dell'attentato di gennaio in via Acca Larenzia. Morirono due giovani di destra davanti a una sede del Movimento Sociale. Sapremo in seguito che l'arma di via Acca Larenzia fu poi usata altre tre volte dalle Brigate Rosse. Il mese dopo le Brigate Rosse uccidono la scorta e rapiscono Moro. La lotta dei NAR al governo di solidarietà nazionale sono le esplosioni alla CEA e alla Centrale del Latte di Roma, rapine in banca e nelle armerie per procurarsi le armi. Oggi un poliziotto mi darà un mitra gratis, dirà Valerio Fioravanti al fratello il 6 febbraio 80. Uccide l'agente Maurizio Arnesano in servizio davanti all'ambasciata del Libano per sottrargli l'M12. Dopo è la volta di Franco Evangelista, poliziotto di quartiere. A sparare c'è anche Francesca Mambro, vittime dimenticate. Come il giudice Mario Amato, che aveva ereditato i fascicoli sulla destra eversiva del collega Vittorio Corsio, ucciso dal terrorista Nero Concutelli nel 1976, l'unico sostituto della Procura di Roma ad occuparsi di terrorismo nero, colpito alla nuca il 23 giugno alla fermata dell'autobus. Fioravanti e Mambro erano a Treviso, ma ne rivendicheranno la responsabilità. In quei giorni però, in prima pagina, gli omicidi Bachelet e Tobagi, vittime del terrorismo rosso, e gli 81 morti dell'aereo di Ustica. Il mese dopo, il 2 agosto, la strage di Bologna. Nel febbraio dell'81 Fioravanti è ferito nel conflitto a fuoco in cui muoiono due carabinieri e arrestato. L'anno dopo viene catturata Francesca Mambro. Oggi Fioravanti e Mambro scontano l'ergastolo.